Inter, perché la squadra di Inzaghi è volata a Malta per giocare un amichevole con la squadra ed è uscita vittoriosa con ben 6 gol. Sarà forse questo che ha fatto ronzare nella testa di Inzaghi la probabilità di uno scudetto? Francesco, vado da te. Allora, oggi c'è stata questa conferenza stampa da parte di Simone Inzaghi dopo il 6-1 in amichevole con una squadra locale dello Gzira, non so come si pronunci, dico la È verità. un nome So molto che complicato. dopo fa United, quello lo so dire. Gzira non saprei. È G molto, United e molto più Trakai. attendibile la gara di domani contro il Salisburgo, che abbiamo visto insomma essere un avversario già di blasone diverso. Sarà avversario della Roma nei playoff di Europa League. È stato nel girone del Milan di Champions, quindi domani insomma un amichevole un po' più credibile. Però insomma 6-1 e oggi conferenza stampa di Simone Inzaghi, sono stati tanti i temi trattati, tra cui ovviamente l'immancabile, verrebbe da dire, domanda legata alla possibile rimonta scudetto, e allora ascoltiamo la sua risposta. Quello è l'augurio ed è la speranza. La prima parte della stagione ha detto che 4-5 squadre si sono equivalse dal Milan in giù, e c'è il Napoli che ha fatto un cammino molto molto importante, che ha fatto sì che ci sia questo distacco. Però abbiamo visto che 15 partite sono passate, ne mancano ancora 23 alla fine, quindi c'è spazio per tutti. Bisognerà vedere, cercare di tornare il 4 gennaio nel miglior modo possibile. Avremo un gennaio molto molto impegnativo, ci sarà una finale di Supercoppa a cui teniamo tanto, ma prima ci sarà il campionato. Abbiamo visto insomma in queste 15 partite che 10 vittorie che sono state fatte in questo momento non bastano, perché è un campionato che sta andando a ritmi elevatissimi. Come ho detto prima, noi dovremo cercare di farci trovare pronti, di ripartire ancora meglio, di fare di più nelle prossime 15 partite di 30 punti, perché abbiamo visto che con queste medie 30 punti non sono sufficienti. Allora, a Ci parte la crede vocetta, comunque. insomma, non aveva una vocetta che indicava. Anche lui la febbre australiana. Secondo me pure lui è la Maltese, Può forse. essere. Però, insomma, al di là di questo, è chiaro che in attesa di riprendere il campionato ci si debba tenere in forma. Però, Beck, ti posso dire una cosa. Anche con una squadra dal nome impronunciabile come quella maltese, perché non sappiamo neanche pronunciarla tanto bene, l'Inter prende gol. Beh, il mare, il clima è buono, mi hanno detto, Sì, però non beh, certo. so qual è lì le partite. Il concetto è che dopo la sosta del Mondiale, secondo me, tutti che curano il Napoli, perché veramente il Napoli ha fatto una cosa straordinaria, e devi essere pronto a cercare di perdere meno punti possibili. Secondo me la squadra è ancora competitiva, quindi se la può giocare con tutti, c'è la Champions, ci sono altri obiettivi, ma poi ne vince una, cioè se il Napoli continua così. Perché poi anche lì si comincia a sentire le squadre di Spalletti, il giro di ritorno, le famose frasi fatte che... invece, secondo me bisogna stare in campana, perché Napoli sta facendo cose straordinarie. Le altre 4-5 se la possono giocare tutte. Però se Napoli non molla, sai cosa vuol dire rincorrere e non perdere punti? Cioè, tu sei sempre costretto a vincere e davanti sperare che il Napoli... qualche volta accada, e non è semplice. Però Infatti, Massimo, questo mondiale non è che restituisce ad Inzaghi delle certezze assolute, perché gli ritorna un Lukaku che forse è ritornato abile e arruolabile, ma esce con il morale a pezzi da questo, molto deluso. diciamo, da questo mondiale, con dei gol mangiati che sono valsi la qualificazione. Onana ha litigato col club e è stato buttato fuori. Col Camerun. Com'è? Col Camerun, non col club, cioè con Che è colpa l'Inter non ha sua. litigato. Col Camerun, certo, ovviamente, sì. E viene buttato fuori, quindi dice di stare tranquillo, ma insomma, comunque è entrato nelle polemiche. E lo stesso Lautaro Martinez, che sta andando avanti, però insomma, Stupendo. arranca, non è che sta facendo grandi cose. Quindi, cosa c'è per essere ottimisti in casa nerazzurra? Ma io più che quello che viene fuori dal mondiale, perché poi io credo che sarà sicuramente una situazione molto soggettiva. C'è il giocatore che torna da un mondiale che, anche se ha fatto male, si riprende come se nulla fosse. C'è invece
magari quello che magari ha fatto anche bene e si sente appagato e non spinge. Questo non lo possiamo sapere, però questa, questo refrain che continuo a sentire da parte di tutti gli allenatori che sono dietro il Napoli, che continuano a dire ma il Napoli ha fatto qualcosa di straordinario, che è la stessa cosa che ha detto adesso Inzaghi, l'ha detta appena è finito la prima parte di stagione, diciamo. Io credo che invece non è proprio così, perché se l'Inter probabilmente avesse almeno pareggiato le 5 partite che ha perso, oggi non sarebbe a meno 11 ma sarebbe a meno 6, e quindi sarebbe in una situazione, e di quelle partite che ha perso probabilmente qualcuna la poteva anche vincere, cioè io voglio dire, e dicasi magari anche per il Milan, è vero che il Napoli ha fatto un cammino straordinario, ma non era un cammino impossibile per le altre, secondo me, per quello che ho visto. Insomma, l'Inter in alcune circostanze poteva portare a casa qualcosa in più e il Milan uguale. Sì, son d'accordo. Scusa, no, Emanuele, però così mi completi quello che volevi dire con la domanda che ti stavo per fare. Mi sono tenuto da parte, quando parlavo del mondiale, dei giocatori mondiali dell'Inter, mi sono tenuto da parte Dumfries. Giusto. Perché è ancora più inquietante che abbia fatto molto bene, forse il migliore di tutti, e il suo procuratore, invece di dire... Beh, siamo contenti che la sua quotazione salga tantissimo, ma tanto stiamo bene all'Inter. Dice esattamente il contrario. Il contrario di quello che ha detto lui il giorno prima, perché lui il giorno prima ha detto a me interessa l'Inter, sono contento dell'Inter. Però va bene. Cioè, dice esattamente l'opposto, nel senso, non sono contento che aumenti la sua quotazione in virtù del Mondiale, perché sarà più difficile venderlo. Io credo anche che bisogna capire... quando rientreranno, se davvero l'Inter continuerà a chiedere quelle cifre, a prescindere, Dumfries sarà, credo, invendibile, perché non credo che ci esista un club che possa arrivare a 50-60. Detto ciò, è il lavoro della gente. Sì, il lavoro della gente, però è anche dire, sto bene dove sta, trattatemi meglio cioè dare di più soldi. L'abbiamo raccontato più volte anche per il discorso Leao, il procuratore ci guadagna di più se il giocatore lo sposta piuttosto che si rinnova, quindi è normale che in questo momento, io tra l'altro in seno all'agenzia di Raiola ci sono dei discorsi importanti fra come devono venire gestiti i giocatori nel futuro, e anche i giocatori dovranno decidere loro a quale delle due correnti appoggiarsi. Mi sembra che Dumfries stia spingendo non per l'addio, mentre lei, Raffaella Pimenta, stia spingendo per l'addio perché incasserebbe molto di più. Detto ciò, in casa Inter, l'abbiamo raccontato e continueremo a raccontarlo, se arriva un'offerta e finché ci sarà Zhang come presidente, le offerte vengono ascoltate, tutte. Poi, se sono convincenti, si possono accettare, se non sono convincenti, si rifiutano, come magari sbagliando è stato fatto quest'estate per Skriniar. Poi dobbiamo sapere pure per Skriniar, che ha fatto un gesto bellissimo, ma può essere interpretato in tanti modi. Cioè, quando è uscito Andanovic, con la fascia da capitano a lui, l'ha presa e l'ha consegnata a Kordaz durante la partita. Che cosa significa? Si è detto... Che non l'ha ancora messo nero su bianco la fascia. Poi ne parleremo, insomma, più tardi. Il problema di Skriniar, non credo ci sia un vero e proprio appuntamento in programma nei prossimi giorni, anzi, l'idea dell'Inter è quella di chiudere possibilmente entro Natale, perché poi c'è gennaio, nel momento in cui si scavalla il mese di gennaio, di fatto lui sarebbe già libero di firmare gratis con qualunque altra società, gli può portare un'offerta migliore di quella dell'Inter. Il problema di fondo è che l'Inter, anche nell'ultimo incontro, ha ribadito al giocatore quella che è la proposta nell'azzurra, che non può, per questioni di bilancio, per questioni e di allora budget... E allora che si rincontrano a fare? O per firmare, o per dire non firmiamo. Per dire no. Io sai che cosa penso? Penso che era 6 milioni, giusto per precisare, 6 milioni bonus compresi. La teoria di Massimo, con cui ci siamo espressi più di una volta, che ha sintetizzato in una maniera: i procuratori di Skriniar comprano tempo. La spieghi te che cosa vuol dire? No, vabbè, ma è una frase che diciamo noi di solito nell'ambiente, quando tu praticamente non vuoi rinnovare, però metteresti nel diciamo così, dire ai 420 che il giocatore non rinnova, metteresti in difficoltà il giocatore, quindi fai passare il tempo e magari fai questi finti appuntamenti dove sai già come ne varrai fuori, perché hai già le tue carte dentro la tua tasca.
questa è una mia supposizione, poi non è detto che sia la realtà. È logico che i procuratori, quando si trovano in queste situazioni e non vogliono rinnovare, comprano tempo affinché poi il giocatore possa finire la propria stagione non sapendo, perché questo è bruttissimo e Becca lo sa benissimo cosa vuol dire giocare davanti al tuo pubblico, sapendo poi, soprattutto che lo sa il tuo pubblico, che non sarai più parte di quella squadra, ma che andrai via a parametro zero. Però visto che si riprende il 4 di gennaio lui è praticamente svincolato, nel senso potrà continuare a giocare nell'Inter ma può già firmare altri contratti, ormai il pubblico lo saprà, il tempo non si compra più. Intanto l'hanno comprato fino adesso, Maurizio. Sì, certo. Non è male aver comprato almeno, cioè si diceva qualcosa già, mi sembra a ottobre, settembre si diceva che ci sarebbero stati i primi appuntamenti. Siamo già praticamente a ridosso di Natale e io credo che se non viene, come diceva giustamente Emanuele, se non viene fuori, partorisce il rinnovo prima di Natale, trovo insomma abbastanza delicata la situazione e non credo poi avvenga poi successivamente. Poi può succedere di tutto, il calcio è aperto a tutto e non mi sorprende più niente. Ma poi è successo già l'anno scorso con Perisic, più o meno la stessa cosa, cioè gli appuntamenti che poi vengono rimandati, alla fine l'ultima offerta, che era la massima che poteva essere fatta, è stata rifiutata al giocatore, il giocatore ha preso un'altra parte. Però era una situazione diversa quella di Perisic, per età e per altre cose. Sì, è vero, però io dico la situazione contrattuale era la stessa, è arrivato all'ultimo anno di contratto. Di Skriniar è uno che se lo metti a posto, che arriva un carico da 11, puoi dire, siccome devi guardare i bilanci, quindi è ancora una fase di stallo e io credo che l'obiettivo sia quello di chiuderlo per Natale, perché se tu... fare il regalo di Natale ai tifosi? No, poi devi valutare, ma Skriniar... se è vero o no, perché leggo anch'io i giornali e non so niente, quindi seguendo... Ma dai, qualcosa sai? No, non so, però dicono è 70, è 80, è 90, io nel caso di oggi quando giro certe cifre mi faccio domanda che ora c'è l'aereo, con tutto il rispetto e la stima di certi giocatori, però qua è una situazione che rischi di perderlo a zero. Rinnovo, ma infatti io quello che non capisco, se fosse vero che la distanza è 6 milioni offre l'Inter, 8 li vuole lui, tu puoi sempre offrirne 8 e poi magari ti metti d'accordo e lo vendi, e se no perdi tutti i soldi. Posto che, attenzione, soprattutto in questo periodo, da dire ci mettiamo d'accordo, firmiamo sotto al tavolo che poi ti vendo. Rinnovi, perché diventa un valore nel questo periodo, forse è meglio evitare. Si può rivendere. Detto ciò, si può rivendere. Se poi alla fine non lo rivendi, tu ti sei messo nel monte ingaggi una cifra che è fuori budget e per poter mantenere la sua cifra... Rispetto a secondo me lì... Cioè, voglio dire, non lo potrai rivendere al prezzo che vuoi te 80, ma pure se lo regali a 40... Premesso che lui sta bene, fascia di capitano e tutto, poi dopo ci sono gli interessi e ci sono delle cose, per esempio, che magari può essere una strategia, perché magari arriva un carico da 11, però se il carico da 11 lo mandi a parametro zero, il carico da 11 non arriva più, quindi rischi di perderlo a zero, quindi la prima mossa è rinnovare. Però ci sono ancora due o tre situazioni che bisogna aspettare, perché sarebbe... questo però, è giocatore quello che dicevo io, non è che puoi rinnovare a prescindere, non è che se lui ti chiede 11 per rinnovare, io ti faccio una 11, poi se quegli 11 ti rimangono... Pubblicità.